Sì, prova. I musetti con un poco, quando so che succo fuoco. Io lo so. Signora che si brucia, basta poco e so cassare. Sì, eccoci qua, buongiorno e buonasera a chi ci vede lì in replica. Oh, mamma mia che fama catigno quando vengo qua, l'odore del mare, ragazzi. Voi che avete i lidi, voi che avete i ristoranti, noi continuiamo la trasmissione tutti i giorni sulle spiagge, è iniziata dal 1° luglio tutti i giorni. Ma non trascuriamo la nostra trasmissione, ristoranti, hotel, trattorie, stiamo consigliando dove si mangia bene, andate a visitare la pagina Permette Signore. Seconda puntata, o prima non mi ricordo, seconda puntata dove siamo qui, Hotel Mediterraneo Lido. Ragazzi, guardate che bellezza, stamattina in presa diretta stanno organizzando questa meravigliosa sala. Vi voglio far vedere, e mo sei popa! Che se c'ha sbunno tutta quanta la domenica, nel senso che tutta cabina la spina. E questo, lei è? Giuseppe, io sono l'aiuto cuoco. Come Giuseppe, tutto a posto? Sì, tutto bene, sì. Non pensavo che l'avevi mangiato la, no, l'aiuto. Vabbè, ma noi siamo, diciamo, rappresentiamo il fatto che si mangia bene, capito? Tu sei da Mandello? Io sono di Longobardi. Ah, il nostro Longobardi, mi sono cresciuto artisticamente quando era pescerino con Don Silvio Gelasco, Don Geccio. Sì, ricordo anche io, sì, Don Silvio, il più grande parroco che c'è stato là. Il più grande, lui faceva delle rime meravigliose, sì, Brindisi, ma il maestro, il mio Don Geccio Migele, Don Elisa Migele. Longobardi si è dimenticato di Pino Gigliotti, ma non fa niente, io non mi dimentico di voi, non mi dimentico di voi, capite? Noi fatto la pacina, lo so. Noi non ci siamo dimenticati. E questa qua, vieni qua, faccio la presa diretta, ragazzi, e questo è il Lido. Quindi vi facciamo vedere dove si mangia bene, dove si sta bene e dove c'è un'arietta fresca. Toto, chi sta organizzando? E lui è il tutto fare. Prepariamo sì, per la è una macchina di montagna. L'organizzazione è la prima cosa. Bravo, sì. Bravo veramente. Si lavora, ragazzi. Pulizia, sì. Avete visto che pulizia? Impresa di rete. Andiamo in una cucina. Sì. Possiamo, ragazzi? Voglio, statevi tranquilli che è tutto impresa di rete. Giovane chef. Hai avuto un successo enorme, credimi. Perché lui è il fratello minore, il fratello più piccolo dell'altro. E che è questa musica? Lavoro. Bascia poco 20 minuti dedicati a questa straordinaria. Allora, il fratello dello chef del Lido Mediterraneo, qui, dell'Hotel Mediterraneo, che avete conosciuto, che si chiama? Lo salutiamo, tuo fratello. Franco Iandoro. Franco, sì, poi veniamo a settembre, oppure più tardi. Ok, allora. Allora, oggi facciamo la nostra tagliata di tonno. Mi raccomando, partiamo. Caro Andrea. Tonno fresco pescato da Enzo. Mamma allora, mia, ragazzi. Con semi di papavero. Allora, lo bagno nel. Aspetta, però, tu ti devi mettere in testa, che sia la televisione. Se tu fai un bun e ragazzi in raffessone, fammi da lei. No, vabbè. Chiano, leggi. Allora. Guarda qua, fanno un mattone, parafatto. Guarda qua. Ancora in anna. Guarda come è rosso. No, scusa, non si fa una scala. Vabbè, allora, Lucio, ci sei o vuoi girare? Aspetta, vieni Lucio, piano. Presa diretta, fino alla noia. Quindi questa è la tua griglia? La mia griglia. Un goccino di olio d'oliva extravergine, spieghiamo, ok? Un pizzico di sale. Di qua. E mettiamo a cuocere. Questa, quindi, semplice la qualità, la scelta del tonno, perché... A me piace rosato. All'interno adesso sì. Rosato, perché sennò... Il tonno si diventa stopposo. Hai capito una poco? Quindi lui lo mangia praticamente, cioè anche a me piace così, non bruciato. Clienti rosato all'interno, poi magari c'è chi lo mangia più cotto, chi lo mangia più crudo. O si può fare a metà, si può fare. Ma lo tagliamo a striscette, la tagliata, la facciamo. Un chef ti consiglia questo. Allora, quanto deve cuocere? 5 minuti da. Ah, ok, 5 minuti. Ok, ragazzi. Guardate. L'altro giorno che abbiamo registrato, quanti coperti hai fatto, Benedica? Da solo, con l'aiuto? 130. Benedica. Si lavora bene. Giovane ragazzo, giovane chef ragazzo. Oh. O giovane ragazzo. Esattamente, è semplicissimo. Ci va un po' di rucola sotto. Un po' di rucola sotto. Ah, questo quindi è il primo. È una tagliata di tonno ai semi di papavero con rucola. Perché seme di papavero? L'ho scelta. Dove si trova? Allora, è un solito, gusto, è un mio gusto. Di solito l'anno scorso l'abbiamo fatta col pistacchio, col sesamo che va tantissimo. Sì, perché c'è, diceva, aprite sesamo. E lui si tagliava direttamente da sotto. Fate una battuta.
E quest'anno abbiamo scelto i semi di papavero, una novità, con la cipolla agrodolce. Ah, quindi la prepari prima? Sì, sì, perché è una... Ragazzi, avete visto l'accortezza e la, come dire, la disinvoltura in cucina? Io sto guardando là, però sta parlando con una, sa che il tonno deve cuocere così. Allora, questa la preparate precedentemente? Un po' più... Ah, se chiude la porta. Cuoce, ci vuole più tempo nella cottura e l'ho fatta prima. Allora, con aceto e zucchero. Aceto e zucchero, ma spieghiamolo a casa però, che per te è tutto semplice, però. Allora, andiamo. Rapa che la finestra che fanno caldo che si sta squagliando, fateci. Ma lo posso mettere il costume da bagno, no? Ah, aspetta, vieni, vieni, vieni. Oh! Ma vieni qua! Ci sono, qua. Mo fra 2 o 3 minuti la tagliamo e ti faccio vedere il colore che ha all'interno. Che meraviglia! Vieni, vieni, Lucio, vieni! Sono un altro pizzico di sale. Ma ti voglio qua vicino, non puoi venire qua vicino. Ti voglio vicino, lo so che ci sei, sennò. Ecco, così va aspettiamo bene. Aspettiamo che cuoce. Allora, questa è la cottura, il colore, quindi fra 2 o 3 minuti. Ricordiamo sempre che è un tonno pescato fresco. Qua, eh? Qua, qua. Allora, quando il tonno è pescato fresco, lo vogliamo dare un consiglio a chi sta a casa, che non va mangiato subito, no? No, no, va abbattuto. Io questi qui li ho abbattuti, me li sono selezionati a porzione e poi li consumo. Ho trovato un sistema che mantiene il colore. Ah, ecco. Lo metto sotto vuoto con un po' di ghiaccio, di carta forno. E mi mantiene il colore, per fortuna. C'era chi diceva che non lo manteneva, lo mantiene. Questo è lo studio che fai tu e tuo fratello, insomma. Siete... l'ho sperimentato, l'abbiamo sperimentato e per fortuna. Quindi avete capito, ragazzi, va abbattuto, non va mangiato, perché è una cosa importante, se diciamo. Diventa nero, diventa scuro. Come un camera, ma lavato ogni tanto. Io ogni mattina sono abbattuto da zio. Sei abbattuto, sì. Vedi che ti taglio, vabbè, che è un delinente, che tagli. Lucio, vabbè, fai tu, dai, io non metto in dubbio la tua inquadratura, per carità. Non scherziamo, però, grande professionalità. Allora, ragazzi, quindi, piatto a... Semplice. Spare. Sembra sempre, ma la cottura è importante, attenzione, ecco qua, ecco, già fatto. Accontentiamo tutti. Adesso vi facciamo vedere come si... 5 minuti. Sì, meno di 5. Meno di 5. Allora, aspetta, Lucio, piano piano, senza... Ma la discoteca, non è discoteca. Guarda, ragazzi, che colore per andare giù. Allora, guarda all'interno com'è. Sì. Lucio, vieni qua per favore, fai vedere. Per me poco. È la cottura perfetta che... propongo io. Quindi dentro rimane questo. Deve essere rosa. Sì. Dopo l'assaggio. Facciamolo vedere perché è una cosa molto particolare. È certo. Perché se cuoce, l'abbiamo già detto, no? Certo. Diventa sto posto. Hai capito, ragazzi? Quindi lo chef Andrea del Lido Mediterraneo vi consiglia come si fa una fetta di tonno, anche conservato e abbattuto prima, attenzione. Adesso il contorno, zio. La decorazione, diciamo. La decorazione, grazie zio. Chiedo scusa, si può avere un bicchiere d'acqua frizzante che stai morendo che ti gnacca, cioè a pizza, tu cavolo, come fai a stare l'abitudine? Ma cingugni e pepe, no? Acqua sì. Io sono sportivo. Ah, sì? E dunque... Un vino no. Dici che il vino asciuga i sudore. No, io vino. Manca la birra. Ma proprio leggermente, ma è difficile. Sì, facessero cuoco, me ne chiamassero fiasca. Invece non si può bere, ragazzi. Bevete in modo moderato e quando guidate non bevete. Ma avete visto che piatto semplice a parer vostro, a vederlo? Però è un piatto... Ecco. È un goccio d'olio, sempre d'oliva. Che meraviglia. Senza peperoncino, sono un po' umida, pa? No, il peperoncino no. No, capito? Ecco qua, Lucio. Guarda che semplice, però va. Hotel Lido, no, non fa vedere la bottiglia perché noi beviamo solo. Solo Aurora d'Agostino, lo sapete. Aurora d'Agostino, salute. Ragazzi, lui ha una dimestichezza con la grande cucina. L'ho visto lavorare il primo piatto, adesso che piatto meraviglioso che ha fatto. Ma quello che mi piace è quello che noi stiamo vedendo in questo percorso che non venirà qua. Poi fare. Cioè, facciamo niente a sala. Continueremo sempre questo, perché oramai sta avendo un grande consenso grazie a voi. Stiamo cercando, dai, però tu gli là che ci sono, che le catirano. Là in Ramanus. L'abbiamo, no? Abbiamo là. Tocca qua, tocca Lucio, tocca. Anche se io sono cattolico, attenzione. Però se ci tocchiamo una cosa, se poi tu puoi toccare qualche cosa, Lucio. No, non ci arrivo. No, il tonno, capito? Allora, ragazzi, ricapitoliamo. Questa trasmissione sta semplicemente
facendo vedere e consigliare i posti dove si mangia bene, dove c'è la prima scelta del cibo, quindi questo è molto importante, chef stellati, chef non stellati, chef che lavorano e cucinano in modo serio, dove voi potete venire a mangiare tranquillamente, spendere il giusto, ok? Un po' di cucciù, e cercate di chiamare però, allora, giusto Lucio? Faccio un antipasto. Mamma ragazzi, che sa tartana? Una tartara di tonno. Ma va mangiata cruda. Sembra battuta. Per me ci può stare 30 anni che io non mangio mai. Anzi, mi hanno fatto mangiare una volta. Guarda qua. Vabbè, uno deve cruda, assaggiare. Cruda. Uno deve provare. Devi provarlo. Te lo faccio provare io dopo a te. Il tonno crudo, no? Signor, comprate le magliette su tutto il mondo, stiamo arrivando a Nakedap, che bel caldo che c'è qui, attenzione Giova, un po' cameraman, guardate ragazzi con quale disinvoltura, con quale grande tagliato il pesce pescato qua, attenzione abbattuto, perché sennò può fare male, ci ha detto. No, ci può essere il problema della Nasax. Allora, mettiamo. Sale. Sembra un goccio d'olio. E che c'è la vergine del posto. Ah, pubblicità non da posso fame come su una paga, l'ha fatta Enzo l'altra volta. Salutiamo il nostro grande direttore Enzo. Il nostro Alfano. Ciao Enzo Alfano. Enzo, buongiorno, siamo. Enzo, puoi venire in diretta, siamo in diretta. Ragazzi, ecco, adesso l'ho chiamato, Enzo Alfano, posto meraviglioso, bello. Oh, hai dormito? Beno, buongiorno, che idea. Diretta, tu sei un uomo puntualissimo. Assolutamente. Hai detto alle 10, alle 10 si è arrivato, sono io in difetto. No, io domenica scorsa vi chiedo scusa perché per colpa mia ho fatto un po' di ritardo, dovevamo riprendere questa nuova trasmissione. Ti posso dire una cosa, tu scegli il meglio, hai sempre scelto il meglio, questo lo diciamo, ma tutti i tuoi clienti, chi viene in questo grande tuo hotel ad Amandea, hotel Mediterraneo, è la prima scelta di tutto, anche come gli chef, come tutto il personale. Sì, quindi, due minuti. La nostra specialità, ma in tutta Amandea, diciamo, ma soprattutto all'Ido Mediterraneo, noi facciamo il tonno, sì. Il tonno, perché ad Amandea è stato sempre un posto dove si prendono i tonni, e perché non dobbiamo lavorare il pesce locale. E quindi, se volete, potete venire a assaggiare il tonno fresco pescato ad Amandea da tantissimi pescatori, e lo facciamo in tantissimi modi. Adesso penso che starà facendo Andrea. Allora, lui ha fatto già questa prima parte, sì. del tonno sulla griglia, sì. Che va con il papavero. Oltre al papavero, però notate che noi usiamo molta cipolla, sì. Perché Amandea e Campora sono paesi produttivi di cipolla rossa. E poi è tutta la zona, quando diciamo la cipolla di Tropea, è tutta la zona, Amandea, sì, perché Campora. Fino a Longobardi il Tirreno, la cipolla rossa di Tropea è riconosciuta come Vaticano, la cipolla era di Amandea. La cipolla di Amandea. Ragazzi, ma io devo sfatare anche un mito. Noi domenica saremo, cioè oggi siamo qui a pranzo, per chi vede la trasmissione, gli amici di Gioiosa stanno mangiando veramente bene, poi il posto è incantevole. Questo tonno, ragazzi, attenzione, dobbiamo sfatare un mito. Ma lei, Alice, l'alice di Amandea. Sì, l'alice perché sono più grandi rispetto agli altri? Perché c'era un tipo di rete che ha una maglia leggermente più larga, quindi i pesci piccoli, esatto, si sceglievano i pesci buoni, diciamo così. Sì, sì. Una volta la chiamavano l'alice da Amenaita, che era un tipo di rete che aveva una maglia larga e ci rimanevano attaccate l'alice, diciamo, di una certa pezzatura. Quindi era una scelta. E quando arrivavano tutti uguali, sembrava che l'avesse scelto l'uomo, diciamo così. Okay. A mano, lasciatelo, però venivano prese nelle reti, e poi ecco i famosi l'alice da Amandea a Cosenza, che si chiamano in dialetto alice da Amenaita. Alice pescata alla Amenaita, che era un tipo di rete fatta apposta per prendere questo tipo di alice di tutta una stessa misura, una stessa taglia, diciamo, va. Informazione. Ecco perché allora quando dice "Iamo ne mangiamo l'alice da Amandea", io poi le assaggeremo qualche giorno, la legge scattiata in già fressura, insomma, è un piatto meraviglioso. Allora, attenzione, adesso c'è questo grande piatto che può sembrare semplice, ma è la tartana. Perché è buona la tartana? Perché precedentemente
pescato in questi giorni precedentemente abbattuto, lo diciamo, esatto, perché noi il pesce fresco e quando usiamo pesce crudo viene abbattuto nell'abbattitore, portato in una velocità di circa 2 ore a temperature molto basse, si arriva anche a 60 gradi, a meno 60 gradi, in termini velocissimi, e poi quando si scongela sempre nell'abbattitore e praticamente il pesce si rigenera, ritorna così come fresco. Però c'è una grandissima cosa, quando è abbattuto il pesce potete mangiarlo crudo perché elimina tutte quelle problematiche che ci sono. Che ci potrebbero essere. E questo, ragazzi, fate attenzione. Noi ci teniamo a sottolinearlo già 2 o 3 volte. Allora, adesso vediamo che cosa ci prepara. Velocissimo, poi allora, ragazzi. Siccome è una giornata di lavoro, mi assento e torno su. Per il caffè, ci vediamo proprio. Grazie Enzo, grazie per la tua presenza. Questa allora è una salsa, ecco, cremosella, bravo, io la chiamo, bravo, che è fatta con osella, capperi, pomodoro e olive nere. Sì. I capperi sappiamo che pure Cambora è una zona di capperi da questa zona, meraviglioso ragazzi. Quindi ci ha fatto questa bellissima salsina. Questa salsina che mettiamo al fondo per dare pure un po' di sapore. Questo comunque è il piatto che tu servi. Che noi serviamo, mo vi faccio vedere, vi spiego un po'. Scusate ragazzi, ma fa caldo, fa caldo. Una bellissima giornata oggi di mare. Lingia, compa, lingia la qua. Per favore, sempre. Mai. Ragazzi, allora avete visto con quale allora, togliamo arte, che meraviglia, guarda qua Lucio, scusa del bicchiere Lucio, è presa la diretta, quindi andiamo. Scusa che ti metto un microfono in giro musso Lucio, uno spotter che i beer ragazzi, frizzante. Questa invece è salsa guacamole, una salsa messicana, però io l'abbino al piatto. Ah, che è un po' piccandella. È fatta con un po' di peperoncino, cipolla, avocado. Non l'avocado. Guacamole, si chiama guacamole. Guacamole. Guacamina, no? Ah, guarda qua. Oi caprone, guarda che ti fa, con il rispetto dei caproni. Allora. Questa, ecco, vedi la classe dello chef, hai visto Lucio? Poi usiamo di nuovo la cipolla perché. Sì. È il nostro piatto, è il nostro protagonista in tutti i piatti. La cipolla sul tonno. Grazie amico mio che fa un caldo. Perché? Ecco. Oggi mettiamo pure un po' di germogli di ravanello che spezzano il colore. Aspetta che poi facciamo una cosa. No, vai. Finiamo questo piatto prima. Dei fiori e delle foglioline di. Eh sì, perché curano anche. Semolo, sera. Cioè poi la presentazione del piatto. Insomma. Sì, vuol dire tanto. La sera, dato che abbiamo un'atmosfera più particolare sotto. Anche perché c'è pure la spiaggia, no? Perché si fa autunno, si fanno bicchiere vino, si fa sopra la spiaggia e si fa, insomma, nel senso che no. Noi mettiamo. Si va a fare il bagno, che capisci? Guarda che meraviglia, Un flambè. Non so se ora si vede con la luce. Sì. Riesci a farlo vedere, Lucio? Vieni. Sì, aspetta. Che meraviglia, sì. Ah, quindi questo qua di sera, ragazzi, diventa veramente. Di sera, dato che sotto gli ombrelloni c'è più una atmosfera. Mo chiudiamo dopo lì la. Anzi, facciamo un'altra cosa, poi vediamo se riusciamo di sera qualche volta a venire qua. Mi ospita una bigna, chiaramente. Mangiamo a me una bigna e gli facciamo una ripresuccia di sera per far vedere anche il locale di sera. Sei d'accordo, Lucio? Attenzione che si appiccia la sciarpa. Sei sciocco. Chi se serve non è sciarpa, ma è pur mutovaglia. E crea un'atmosfera particolare. Beh, ragazzi. Ora forse si vede di più. Sì. E questa è la nostra. Abbiamo fatto 2 piatti meravigliosi. Quindi avete visto che qui c'è una cucina importante, ma soprattutto quello che ci piace descrivere è la prima scelta, come tutti gli altri ristoranti, la prima scelta. La qualità. Oh, la qualità del cibo. Ragazzi, vi faccio una cosa. Paracami lei chiamati, potremmo far vedere la Alice, potremmo far vedere. Sì. Allora, vieni Lucio, vieni qua. Allora, mi hai chiamato la Alice, caro, guarda qua. Allora, sembrano, quindi ho ragione io, caro Lucio, sembrano la stessa taglia perché è una scelta dell'uomo, accordati bruci, c'è questo piatto ragazzi che è meraviglioso, dopo bisogna fotografarlo, cioè veramente di sera, immaginate, è buono, la brucia la telecamera, o il tracagnotto che non sei altro. Allora, ragazzi, di sera è uno spettacolo questo, vedere con una bella ragazza, gente, ta mangi
con lui, piglia e poi la fuga in Romare. Allora stavo dicendo, ecco la bellezza, cioè pare non scelta da una luna, ecco quello che dico io, i famosi Alice da Mandela, ecco, bravo. Questa è la bellezza, ecco, vedete? Allora, è inutile che parliamo come vogliamo, lo chef è bravo, gli chef sono davvero, perché hanno una grande dimestichezza, ma se non c'è la prima scelta del cibo, della è vero, è vero. Tu papà fa come vuoi tu, voglio, cioè che è il problema? Pulizia, professionalità, esperienza è la prima scelta, e la gente mangia bene, e l'aggiungo questa, si spende il giusto. No, è vero, è giusto, no? In questi tempi quello che noi stiamo segnalando, questa è la seconda trasmissione che facciamo, una all'Hotel Mediterraneo l'abbiamo fatta, ma noi a settembre, ottobre ne facciamo un'altra. Mi devi venire a trovare sempre, cioè, se stiamo scherzando, no? Perché a noi ci piace comunque, questo è importante, che l'hanno vista tutta, i canadesi verranno a trovare la professionalità, l'eleganza e il lavoro. Senza il lavoro non si fa niente. Usciamo, ragazzi, da questo percorso. Prego. Ci vediamo domenica, allora ci vediamo. Ti porto gli amici, anche gli altri amici. Noi usciamo, a posto da, se no ti sappiccia tutto quanto. Ora ti sappiccia. Quando manca, perché vorrei chiudere per far vedere proprio la bellezza di questo. Noi la seconda puntata, ma usciamo, dai. Grazie, amico mio. Grazie. Grazie a voi, vi aspettiamo. Mi raccomando, fammi che la teglia, perdomi. A disposizione. Andiamo noi, usciamo da questa parte o dall'altra? No, usciamo da qua, dal ristorante. Poi, ragazzi, ti faccio una promessa, perché ti farò una diretta quando sei pronto sulla terrazza. Terrazzo ancora? No, vabbè, è chiaro, vabbè. Guardate che c'è qua. Ecco qua. Ragazzi, guardate che c'è qua. Mangiare sul mare. Sul mare. A mangiare sul mare. Si fa semplicemente. Io vi ho fatto vedere dall'inizio come ha aperto. Come si chiama il nostro amico? Il maestro Franco. Franco, di come sta aggiustando. Qua sono le 9:40, 9:45. Dall'inizio, ecco, questo è il lavoro che si fa, che si prepara il giorno e cade scialla. Guarda che poi un'altra cosa per fare. A fianco possiamo andare anche al bar, possiamo andare se vogliamo. Allora, guardate qua, ragazzi, guardate qua. Qua immaginatevi di sera che c'è qua, io ci ho stato, quindi. Guarda qua, ragazzi. No. Domenica c'è il buono. Domenica mi veniva a trovare perché c'è me. Un bello bicchiere. Però domenica vogliamo poco meno Casareccio. Vino Casareccio è sempre nelle mie cantine, sempre pronto. Vino di fatto delle montagne. Allora, siccome siamo qua con Pietro Reda che festeggia l'onomastico, e in più c'erano degli amici che festeggiano l'anniversario, dove sono aperto una suite da Tesano Pigliano. Ragazzi, l'Hotel Mediterraneo vi accoglie alla grande, con la professionalità che c'è davvero. Io ogni anno vengo a casa, non che hanno giù, ma non è tutto il mondo. È vero, ragazzi. E allora questo immaginate che paghe pure, cioè che pensa no, a vedere, perché uno dice certo me ne è gratis, no paghe no, ce li fatto pure. Ecco, vede la cortesia e la professionalità di questo grande imprenditore, perché magari se lui l'ha detto con grande, perché magari dice Gigliotti va là, no, Gigliotti va paga. Paga, la verità. E questo è molto poi importante. Poi che c'entra, che poi io gli offro l'aperitivo, stiamo insieme, ne mangiamo una pizza. Sì. Ma quello fa parte della conviabilità, della come se tu vieni a Cosenza, è chiaro che... E ci piace perché comunque sai cosa c'è qua anche? La professione di tutti, perché tu hai i tasselli, nel senso, cioè, giusti, dal primo operatore all'ultimo, nel senso l'ultimo dei ruoli, non come. Vabbè, allora stavo dicendo, qua c'è la zona, sì. Diciamo. Allora, poi qua abbiamo una piccola palestra sulla spiaggia. Aspetta, vieni. Ci può provare? E che ti provo? Allora, ragazzi, anche la palestra, quindi tu puoi mangiare bene. Ma la cosa bella, passami. Allora, ragazzi, questa. Voi che avete queste strutture, chi sarà la Calabria che noi vogliamo far vedere? La Calabria è bella. E lui spende dei soldini, giusto, caro? Come vi trovate qua? Possiamo. Allora, signore, ecco qua. Come vi trovate qua, signore? Che spettacolo! E qua c'è un lettino, cioè. Lettine, da tutto, si che può fare tutto. Che meraviglia. Signor, ne state mendendo crema? Perché questo qui, luglio, giugno, ancora siamo a fine giugno. Siamo, oggi ne abbiamo? Abbiamo 27. 28. Ne abbiamo 28, cara. 27 si sono pagato. Allora. 27 si sono pagato. Che ne si paga? Che ne si paga? Signor. Oggi ne abbiamo, scusami. 27. Buongiorno, questo bambino? Sì. Che meraviglia. Papà? Sì. Papà, mamma e nonna?
La nonna signora ti avessi mangiato pescerello, vieni qua. Nel senso un po' di baci. Di baci, bravo. Di baci a braccio, ve lo mangio. Sta, ecco perché, guarda che bellezza. Tutto con, ci sono tre operatori, lo diciamo, tre, due bagnine, la spiaggia pulitissima, non si fuma, chiaramente potete fumare a casa vostra, potete fumare, e qui i bambini si possono divertire. Ma che volete, chiusi, ma davanti a voglio. A giocare Bahamas, a dare Bahamas, che a noi piace staccare. Ma Omar ci ha fatto un minuto solo abbiamo. Allora, appuntamento alla prossima volta. Facciamo questa è la, come dire, è una piccola palestra. Però vi dico una cosa, domenica, vieni qua. Domenica, caro, mentre noi, questo è il nostro tavolo, per chi vede l'altra domenica, ti faccio una diretta per far vedere come si diverte la gente, sì, in questo posto. Grazie Enzo, ciao, per la fiducia, grazie, e ci vediamo dopo. Sei veramente un signore, è il simbolo, diciamo, della cosa bella della Calabria, perché so che vai all'estero, vai a Toronto, ti vedono tutti. Grazie. E mi saluti tutti quanti, perché sei veramente, grazie, un uomo serio e disponibile in tutto. Grazie. Si lavora professionalmente come lavori tu. Alla prossima. Un saluto pure all'operatore. Bravo, bravo. Vuoi che ti ripeglio io? Lo conoscono già. Già lo conosco. Perché uno dice, ma che ne è che si chiama? Ti facciamo mangiare bene. Come di solito, su quale canale? Canale 19, la C. No, che ne so, la C, canale 19, tutti i giorni alle ore 15, mi raccomando. Ah, questa trasmissione adesso, tu la vedrai sabato e domenica, ma anche in settimana alle 15, perché te lo metti. Ma di solito quando dice la C, salute. Ciao, 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 ciao.